Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise compie 90 anni. Per domenica prossima, 9 settembre, data in cui ricorre l'anniversario, l'ente ha organizzato a Pescasseroli una cerimonia per ricordare l'importante ricorrenza. Si ripartirà proprio dallo slargo antistante la vecchia fontana di San Rocco, nel suggestivo centro turistico montano dove nel lontano 8 settembre del 1922 fu inaugurato il Parco Nazionale d'Abruzzo. Fu un'iniziativa privata che ebbe il riconoscimento ufficiale soltanto l'11 gennaio dell'anno successivo. 90 anni per il parco più antico d'Italia, un'intensa attività all'insegna della protezione della natura, attraverso un lungo percorso non sempre facile, al contrario di seminato di ostacoli e difficoltà superate sempre con tenacia e passione. E per domenica prossima, come dicevamo, è stata organizzata una cerimonia sobria per festeggiare l'importante compleanno, con inizio alle 9.30. Tra le numerose iniziative segnaliamo quella ospitata nel centro visita del parco, dove saranno presentati i lavori del convegno storico, tenuto lo scorso mese di maggio, e la proiezione di un video sull'orso marsicano preparato per la circostanza. La storia ricorda che l'11 settembre del 1922, per iniziativa di un direttorio provvisorio presieduto dall'onorevole Erminio Sipari, parlamentare locale ed autorevole fondatore del parco, un'area di 12.000 ettari ricadente nei comuni di Opi, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Pescasseroli e Villa Vallelonga, insieme ad una zona marginale di 40.000 ettari di protezione esterna, divenne parco nazionale alla presenza di tutte le autorità presso la fontana di San Rocco a Pescasseroli, dove resta una lapide corrosa dal tempo a ricordo del famoso evento. Poco più tardi, lo Stato italiano, con decreto legge dell'11 gennaio 1923, ne riconosceva ufficialmente l'istituzione. E proprio grazie al parco, questi luoghi conservano ancora oggi quei valori naturali e culturali della montagna, tanto da ispirare altri territori a seguirne l'esempio.